Ciao a tutti e bentornati! Allora, ieri, a gran sorpresa, proprio sul tardi, sono stati caricati ben due vlog, e dico due, credo sia la partenza da Roma e l'arrivo alla nuova meta delle vacanze. Dico credo perché non so ancora nulla, dato che i vlog li sto recuperando solo adesso. E quindi andiamo subito a video commentare il vlog che porta per titolo Vacanze on the road. Ci stiamo divertendo tantissimo e super relax. Ora, sta cosa che poi ripetono sembra che si stanno divertendo tantissimo, sembra che vogliano autoconvincere più loro stessi che noi che li seguiamo. Comunque, il vlog inizia dalla spiaggia con Davide scapigliato e frizzante più del solito. Lo so, ho detto una stronzata. Ne accorgo sempre dopo. Mm. Vabbè, voi fate finta di nulla. Davide punta la camera verso il mare, da cui acqua sembra stia venendo fuori. La sua venere di quarto, siccome la riprende da lontano, per un attimo mi pareva che stava nuda, <ride> dicevo: ma che cazzo stanno a combinare? <ride> Oddio! Panoramica della spiaggia, rassicurante con le sue file ordinate di ombrelloni accarezzati dal vento, possibilità di noleggiare delle canoe per romantiche gite oltre il consentito. In tutti i sensi, poi a sorpresa, primo piano di Davide che racconta di aver appena finito di mangiare un trancio di pizza pugliese e adesso si va di dolce con un bel bombolone. Sperando che stavolta non c'entri niente, Paolo Chanel, che salutiamo. Poi, lui forse, nel mentre che mangiava questo bombolone, forse la foga, forse la fame, forse chissà che cosa, faceva un gran casino. Tanto che lei nell'editare il video, praticamente ha. Insonorizzato, lui che ecco, non so se mi spiego. E dopo aver visto Davide smangiocchiare, adesso abbiamo Chiara che tra le mani ha un panino dalle dimensioni generose, preparato da casa e riposto nella borsa frigo. Nel frattempo, che lei si prepara per il rottino, lui ci propone una panoramica della spiaggia. Ancora una volta, inquadra la postazione del bagnino e poi gli scogli, i bagnanti violati nella loro privacy, parcheggiati sul bagnasciuga. E poi di nuovo Primo Piano di Davide, che ci descrive le bellezze del luogo, dicendo che... È tutto bellissimo e ci annuncia un'ulteriore tappa che andrà a concludere le loro vacanze estive 2022. E ancora lui che emette dei gemiti un po' equivoci, sdraiato sulla sdraio da solo ed esordisce con frasi leggermente stupidine del tipo che si sta rilassando e che vorrebbe stare lì in spiaggia anche a Capodanno. E benvenuta ipotermia. Da showman consumato, qual è? Ha la brillante ed originale idea di volerci mostrare la sabbia, solo che per un quarto d'ora non riesce a capire che ha la cam frontale aperta, e quindi noi non vediamo la sabbia ma vediamo lui. Dio, buono, però a raccontarle queste cose nessuno ti crede. Poi si accorge e riesce nell'impresa. Quello che si vede è il suo piedino 47 affondare nella sabbia. Dice: Guardate, come soffice, fresca, morbida, sembra una crema. A me inizia a salire un dubbio: non è che è passato di lì qualche cagnolino? Vabbè, poi vi spiego che vuol dire. L'inquadratura che segue dopo potrebbe essere scambiata per un film porno, perché? Perché loro sghignazzano allegramente. Allora, vi descrivo la scena. C'è lei sdraiata un po' a cavalcioni sul lettino e lui dietro, credo in stile cowboy che monta un cavallo. Spiega che stanno messi così per testare il lettino quanto regge. Sì. Buonasera, e dopo il testo del lettino di cui non conosciamo l'esito, inquadratura su Davide che ride senza, senza un apparente motivo. Tra l'altro, pure con la bocca chiusa. Ah, forse, forse ho capito cosa è successo. Lui stava bevendo il tè dalla bottiglia. Dennis, che è lì con loro, ha detto qualcosa di buffo e Davide gli ha preso la, la ridarella. Boh, ancora una volta inquadratura della spiaggia che appare deserta. E ancora una volta protagonista è Davide. Lei urla: Che figo pazzesco è mio marito! Somiglia a Edward il vampiro. Ora io non lo so chi è Edward il vampiro, ma non mi sembra niente di buono. Deve essere qualcuno che frequenta quel lido e magari che ama fare il bagno di notte. È un'opzione, sono andata per logica. Ora, siccome lei ha detto questa cosa, che lui somiglia a questo bagnante notturno, lui fa un'espressione che ricorda molto eh, staglio, quello della coppia staglio e olio. Ed inizia ad intrattenere la sua utenza con frasi sconnesse, con cui tra l'altro eh, ride solo lui. Trio si diverte con poco, insomma, e a quanto pare, al diamine la privacy, Dennis abbia deciso di mostrarsi a sorpresa in uno dei prossimi vlog. Poi il vlog riprende dal giorno dopo. Sempre in spiaggia. Un Davide che ci inquadra le chiare fresche e dolci acque che appaiono effettivamente molto pulite. Talmente pulite, che eh, per mostrarci meglio, entra proprio in acqua. 4-4 ci mostra pure il cartello acque sicure. Ora il programma sarebbe quello di arrivare fino agli scogli, ma più si prosegue più l'acqua diventa alta e quindi è da valutare la cosa. Pure perché per quest'anno già abbiamo rischiato la vita almeno due volte, quindi è meglio non rischiare. Poi, potere della tecnologia, pare che al bar hanno invitato Davide a scaricare un'applicazione che collegata al code del loro ombrellone, è possibile ordinare comodamente da sotto proprio il loro ombrellone senza fare nessuna fila e dal bar ti consegnano l'ordine direttamente lì al fresco all'ombra. Cosa ancora più gradita, pare che sopra una certa cifra è addirittura un servizio gratuito. Nel frattempo che lui racconta tutto questo si sente forte il rumore di un aereo che sta sorvolando la sua testa. E lui spiega che siccome si trovano a Pescara, lì vicino c'è un aeroporto. Ecco, ho spiegato l'arcano. Una cosa proprio bella, dice lui. Cioè è bello l'aeroporto vicino. Io non lo so, ma lui dice così. E si riprende con le argomentazioni serie. Ecco, iniziamo ad avere un tono più professionale perché qui si parla di cose serie. Del tipo che lui, eh, lui ama la pesca. Avevamo detto cose serie. Pesca in quanto sport e non il frutto. Chiedo scusa per le campane, ma sono sempre le solite campane della verità. Oramai, non appena apro un video, partono in automatico. Quindi che dire, fate finta di nulla. Ora, parlavamo della pesca. Lui, nell'euforia di partire, ha scordato a casa il mulinello e tutte le attrezzature per poter pescare. Pure perché ieri un signore anziano si era posizionato sul bagnasciuga verso le 8, le 8.30 di sera e si è messo a pescare. Ecco, che se avesse avuto anche lui l'attrezzatura, avrebbe potuto pure lui pescare. Mamma mia. Beh, un po' di delusione, un po' di amaro in bocca, però poco male perché per un vlog di pesca perso ce ne saranno almeno 10 direttamente dal mare. E siccome sono in procinto di partire per la seconda tranche di vacanze estive 2022, di sicuro non mancheranno altri numerosi vlog. E con questo meraviglioso spoiler si conclude il vlog di Davide. Ora io vorrei aprire una piccola parentesi. Vi siete accorti che... Quando loro vanno a visitare un posto, partono per le vacanze o comunque c'è un qualcosa di, tra virgolette, eclatante, a Davide toccano sempre le briciole, cioè quando fanno i vlog la parte più corposa ce l'ha sempre chiara nei suoi di vlog, mentre a Davide resta il contorno, cioè praticamente in 10-11 minuti di vlog ha parlato sempre della spiaggia e della sabbia che si sta rilassando praticamente il nulla più totale. Ma fregato, perché dovevo tenere presente questo particolare e partire proprio dal vlog di Chiara anziché il suo. Ma oramai è bella che è fatta, che possiamo fare? Becchiamoci quello che ci passa al convento. Beh, eh, tutto sommato forse un po' di movimento pure c'è stato in questo vlog. Tipo lei che esce dalle acque stile Ursula Andres, lui che fa le inquadrature della spiaggia violando palesemente la privacy di, dei bagnanti... E lui con i piedi nella sala. No, è stata una palla, ragazzi, diciamocela a tutti, è stata una palla <ride> ecco, per dirla in una maniera abbastanza spontanea. Oh, se poi in caso contrario qualcuno di voi si è divertito pazzamente nella visione di questo vlog, me lo faceste sapere mediante commento proprio sotto questo strabiliante vlog. Cioè parlo del mio, ecco. Per quello che mi riguarda per oggi è tutto, a me non resta che augurarvi buona continuazione di, di serata, da talora, e vi do appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto. Nel frattempo, però un bacio a tutti da Gossip!